Laudato sì, buonasera a tutti carissimi amici, benvenuti qui. Adesso partiamo con questo incontro mensile di settembre, specialissimo, dedicato a e a gustarci la bellezza di tempo del creato e del vostro impegno. Grazie a voi e io sono contento di almeno di farmi un pezzetto. Sono in treno, quindi non so se la comunicazione è sufficiente, però per dirvi grazie, perché credo che c'è davvero un tanto bisogno che i circoli crescano, affinino le loro battaglie, perché c'è un enorme bisogno di fronte a quello che sta succedendo a tutti i livelli. E quindi penso che, dice, qual è l'impegno? Credo che sono varie, anche come si vede da tutte le iniziative, i programmi che scorrono qui davanti, sono tante, giustamente, perché preoccuparsi della casa comune vuol dire anche preoccuparsi di tanti aspetti della casa comune, decisivi. Faccio soltanto un esempio del perché decisivo. Quando qualche settimana fa c'è stato il problema della siccità, o per esempio la frana alle Dolomiti, allora c'è qualche lampo di consapevolezza. Poi comincia a piovere, si dimentica quello che è successo alle Dolomiti, poi pensa al tempo, poi alla fine così l'andrà tutto bene, che è sempre qualcosa che può andare bene per i bambini, ma per i grandi no. Ma molto bene per assicurare i bambini, ma i grandi non possono dire che andrà tutto bene. Ed è veramente da incosciente continuare ad agire come se poi alla fine si aggiusta tutto. Per cui credo che un terreno di incontro, di alleanze, di dialogo con forze, con sensibilità anche diverse, ma che possono e debbono trovare nell'impegno per la casa comune, un terreno di incontro. Quindi, grazie, io sono molto contento, vi auguro davvero anche oggi, ma insomma, di intensificare la vostra attività, di crescere anche proprio come circoli, perché c'è un enorme bisogno. Non è un problema per autosostenersi, per, non so, la famosa autoreferenzialità, perché c'è un bisogno enorme, c'è tanta incoscienza, c'è tanta voluta inconsapevolezza, qualche volta c'è un po' di confusione, senza mai dimenticare la grande ecologia anche della pace e le grandi intossicazioni dell'odio e dei nazionalismi. Quindi, insomma, oh, davvero buon lavoro e grazie.